Eccoci rientrati amici e amiche di pomeriggio, come abbiamo preannunciato è qui con me un gradito ospite che torna all'interno della famiglia di pomeriggio, e qui con noi l'assessore Pietro Quaresimale, ben ritrovato. Buonasera. Allora, assessore, abbiamo parlato di un progetto molto importante che abbiamo realizzato in sinergia con la Regione Abruzzo, si parla di Diversamente in Fiaba, proprio un progetto rivolto alle scuole. Sì, un progetto che rientra nell'ambito del piano sociale, dove avevo voluto prevedere il finanziamento di una serie di progetti speciali, così come quello che lei ricordava, quindi sempre nell'ambito dell'inclusione, perché vogliamo rimuovere ogni forma di barriera, non solo architettonica ma anche psicologica e morale. Quindi questa è la direzione, l'obiettivo di questo progetto, quindi tramite l'arte, tramite la cultura vogliamo un attimino evitare che ci siano barriere tra le persone. E questo progetto rientra nelle tante iniziative che abbiamo messo in campo nell'ambito del sociale. Voglio ricordare la dote finanziaria importante che abbiamo previsto nel nuovo piano sociale di circa 450 milioni nel triennio, con un aumento della spesa pro capite per ciascuna abruzzese che va da 60 ai 100 euro, che ci ha permesso appunto di mettere in campo, come ricordavo, una serie di misure come vita indipendente, che abbiamo finanziato tutte le domande pervenute, ma anche il caregiver familiare, che è quello che assiste la persona disabile, non può più andare a lavorare, e quindi abbiamo previsto un contributo, come pure la non autosufficienza, un fondo speciale per l'autismo, un'altra problematica che è in forte crescita, e anche il dopo di noi, ovvero una forma di assistenza per quelle persone a cui vengono a mancare i propri cari. E poi abbiamo previsto altre misure, sicuramente rappresentano una novità ma che ha avuto un grosso successo per andare incontro alle persone in difficoltà: il rimborso delle spese oncologiche dei malati che devono ricorrere a cure fuori regione, così come pure il psicologo di base nelle scuole. Possiamo dire lei ha lavorato per dare un netto cambio di passo rispetto a quello che era, che si registrava nel passato nella nostra regione? Prima l'Abruzzo era fanalino di coda, definirei quasi una regione canaglia da questo punto di vista. Io invece ho voluto dare una forte accelerazione da questo punto di vista. Ringrazio sia la Giunta che il Consiglio regionale che mi ha permesso di mettere somme importanti, perché poi comunque il sociale è vero che sono necessarie le idee, ma poi queste idee devono essere finanziate. Quindi questa dote finanziaria rilevante ci permette di mettere in campo una serie di misure importanti, e così come stiamo facendo devo dire che sul territorio si è visto un cambio di marcia. Non dobbiamo fermarci, l'obiettivo è quello di continuare questa programmazione. Spero che gli abruzzesi mi possano dare fiducia affinché possa avere ulteriormente questo ruolo con queste deleghe, per cercare di portare avanti questa progettualità sul sociale, ma non solo, anche nel mondo del lavoro, della formazione, della scuola e dell'istruzione. Io volevo però specificare che comunque lei è entrato in corsa, possiamo dire così. Gli sono state affidate deleghe molto importanti, perché oltre al sociale c'è anche quella del lavoro, sono tutte deleghe che occupano veramente tanto impegno. Vogliamo un po' ripercorrere questi anni che lei ha, quello che il lavoro che ha portato avanti? Sì, io sono stato il più votato del centrodestra, però inizialmente il partito mi ha richiesto di ricoprire il ruolo di capogruppo, quindi per un anno e mezzo ho fatto il capogruppo in consiglio regionale di un gruppo di 10 persone e 4 assessori, quindi sicuramente un ruolo importante. Poi in corsa sono entrato in giunta appunto con l'assessorato e con deleghe importanti quali il lavoro, la sociale, l'istruzione, la formazione, ma anche la polizia locale, l'università. E ho cercato di mettere subito in campo una serie di azioni importanti, nonostante avevo un dipartimento la cui ossatura non era stata creata da me, quindi diciamo con un direttore scelto dal mio predecessore, e comunque ho dovuto un attimino riorganizzare tutta la macchina amministrativa e burocratica. Però devo dire che ho raggiunto, penso, degli ottimi obiettivi anche per quanto attiene al lavoro, dove ho gestito sempre personalmente e direttamente tutte le vertenze. Tante ce ne sono state in Abruzzo. Purtroppo il momento è abbastanza delicato, però poi provincia di Teramo. L'importante è che la politica intervenga in queste linee. Sì, io ho messo sempre la faccia vicino alle parti sociali, vicino ai tanti operai, per cercare di ottenere dei risultati importanti, a volte
queste battaglie sono andate bonfinastre, meno però sicuramente abbiamo fatto vedere la presenza, cosa che prima non accadeva. Io non ricordo assessori regionali al lavoro che ha battuto pugni, o meglio ha fatto barricate davanti ai cancelli delle aziende. Devo dire che ci siamo tolti delle soddisfazioni importanti, e anche ottenere un anno di ammortizzatore sociale è importante perché permette al lavoratore di dare ossigeno e di ricollocarsi, perché dietro a un posto di lavoro comunque ci sono le famiglie. E poi, come vorrei sottolineare una cosa, lei comunque, anche quando ogni volta è intervenuto in queste vertenze, è sempre stato a fianco anche dei sindacati, cioè c'è sempre cercato di lavorare in stretta sinergia e capire quali possono essere le soluzioni migliori. Ma io ho sempre cercato di tutelare, come dicevo prima, il lavoratore, quindi ho fatto battaglie con i sindacati, perché dietro un posto di lavoro c'è una famiglia, e quindi queste persone vanno aiutate, stimolate e soprattutto sensibilizzate le aziende che sono i datori di lavoro. Spesso i multinazionali che sono sul nostro territorio non conoscono neanche gli ammortizzatori sociali, quindi se non vedono l'istituzione questi prendono e chiudono, nonostante a volte sono bilanci positivi. E quindi ho ritenuto opportuno la mia presenza, fare dei tavoli. Io mi ricordo la prima vertenza della salute che ho gestito, c'era un tavolo nazionale con l'allora sottosegretario Todde, sottosegretario al lavoro. Mi ricordo che era la questione della Betafens, fu un tavolo negativo, però io, testardo come sono, ho voluto contattare i referenti locali della Betafens. È vero che la Betafens ha dei problemi, ma non ha più delocalizzato e continuano a investire sul nostro territorio. Questo è un segnale importante, ma così come anche la Purem e tante altre vertenze che abbiamo gestito sul territorio. Quindi sicuramente tanto impegno, voglio continuare a farlo. Stiamo puntando tanto sulla formazione, perché io, girando le aziende, riscontro che c'è richiesta di occupazione, gli imprenditori mi continuano a chiedere delle esigenze particolari, allora ho voluto dare manforza ai centri per l'impiego, che devono fare quel matching tra domande e offerte di lavoro. Stiamo facendo anche con l'orientamento nelle scuole, stiamo puntando tanto sulla formazione, che non si faceva più in questi anni, soprattutto con GOL, garanzia e occupabilità dei lavoratori, per qualificare e preparare giovani ma anche persone adulte al mondo del lavoro. Possiamo dire che a suo sostegno è intervenuto anche il ministro Valditara, che qualche giorno fa è stato proprio a Teramo e ha visitato alcune scuole della provincia. Sì, ho voluto fortemente una visita del ministro per cercare di fare un po' il punto sulla scuola abruzzese e teramana. Devo dire che lui ha accolto la mia richiesta, abbiamo fatto un giro a Campli, Civitella e logicamente Teramo, che è la città capoluogo, per cercare appunto di mettere in campo tutte le azioni che sono state fatte, ma anche quelle che faremo per il futuro sull'edilizia scolastica, sui nuovi percorsi affermativi, ma anche per illustrare il progetto dell'ITS che è sorto a Mociano, pur provvisoriamente stagionato, sul turismo. Siamo una regione a forte vocazione turistica, è pure giusto quindi che qualifichiamo gli operatori, perché bisogna fare, oltre che marketing territoriale per far conoscere il nostro territorio, è necessario anche avere un personale qualificato che sa ricevere i flussi che arrivano in Abruzzo. La interrompo, c'è stato, mi dicono voci di corridoio, che il ministro è rimasto scioccato dai prodotti tipici. Sì, il ministro poi ha accettato di rimanere a pranzo a Campi, logicamente non potevamo fargli non provare sicuramente i piatti teramani e camplesi, quindi la chitarra teramana e logicamente la porchetta di Campi. Mi dicono che ha apprezzato veramente tantissimo, anzi ha richiesto il bis. E così la pizza dolce, ho detto, questo è sicuramente uno stimolo per tornare dalle vostre parti. E sì, anche questa promozione. L'auspicio che tornerà nel teramano e in Abruzzo. Quindi tante le iniziative messe in campo, ma anche al di là delle mie deleghe, ho cercato sempre di stare vicino al territorio. Voglio ricordare il finanziamento di una legge apposita per la Coppa Interamia, così come il Pigro, così come il Divinanza, e poi ho voluto fortemente, ringrazio anche la Giunta regionale, di aver portato il Giro d'Italia a Teramo con la partenza lo scorso anno e quest'anno con l'arrivo ai prati di Tivo. Quindi tante le misure messe in campo, anche per quanto attiene la polizia locale, che è un'altra via delega in cui
Io appena arrivai in assessorato c'era una legge chiusa in un cassetto ma è attuata, io invece ho voluto dargli attuazione perché ritengo che la polizia locale è un corpo fondamentale per gestire diciamo, il territorio, per dare servizio e interlocuzione ai cittadini, e ho voluto istituire una scuola proprio di polizia locale che va a formare e aggiornare tutto il personale della polizia locale. Quindi tante cose messe in campo, però dobbiamo sicuramente continuare, così come l'edilizia scolastica, come ci ha detto il Ministro, arriveranno tanti fondi perché è pure giusto che gli studenti siano in edifici sicuri. Assessore, se il 10 di marzo i cittadini riconfermeranno un po' quello che hanno scelto 5 anni fa, quali sono i principali obiettivi che lei vuole portare a termine oppure vuole aprire? Ma io spero innanzitutto che i cittadini abruzzesi, soprattutto i teramani, perché il collegio è in provincia di Teramo, abbiano apprezzato il lavoro che ha fatto Pietro Quaresimano, e qualora ritengano che Pietro Quaresimano debba continuare a rivestire questo ruolo e a rappresentarli in Regione Abruzzo, l'impegno di Pietro Quaresimano continua, così come ha sempre fatto, dando la massima disponibilità, confrontandosi, rispondendo sempre al telefono, essendo necessario dare un punto di riferimento ai cittadini, che spesso è mancato in tanti anni perché tanti politici non rispondono al telefono. Non ho cambiato casacca, lo voglio precisare, perché si è parlato molto, Pietro Quaresimano si candida con Tizio, Caio, invece io sono rimasto nel partito dove sono stato eletto, perché ritengo che un cittadino, a prescindere dal contenitore politico, se voglio dare fiducia ad un amministratore lo può dare a prescindere. Quindi spero di poter continuare a lavorare sul sociale, sulle politiche del lavoro, sulle politiche formative, per cercare di dare un supporto alle tante famiglie in difficoltà, a quelle persone fragili che per tanti anni sono state dimenticate in Abruzzo, perché ritengo che in Abruzzo si debba fare ancora tanto. Ho tante idee da mettere in campo sul sociale, quindi se i cittadini mi danno fiducia sicuramente farò di tutto per metterle in campo con il massimo impegno che mi ha sempre contraddistinto. È cambiata la regione rispetto a 5 anni fa, bisogna anche considerare una cosa: abbiamo vissuto il Covid che comunque ha bloccato e ha creato tanti problemi, e anzi ha fatto emergere tante problematiche. Esattamente, ha colto nel segno questa cosa che dimenticavo, la pandemia e l'emergenza sanitaria. Sembrava passato tanto tempo, ma non è così. È avvenuta poco tempo fa, però per 2 anni la Regione ha dovuto dedicarsi a questa emergenza sanitaria mondiale che non era mai accaduta, quindi nessuno conosceva gli effetti, e quindi tutti gli sforzi amministrativi ma anche finanziari abbiamo dovuto dedicare a quelle emergenze, e di conseguenza il programma elettorale ha rallentato rispetto a se non ci fosse stata la pandemia. Però ritengo che tante misure sono state messe in campo, tante cose sono state fatte, e quindi ritengo che questa amministrazione possa avere la fiducia degli elettori per poter fare altri 5 anni e continuare la progettualità che solo parzialmente è stata messa in campo, perché come dicevo, nel periodo della pandemia tanti soldi sono stati messi a favore delle famiglie in difficoltà, tipo parte del master, voglio pensare al manicomio di Teramo, finanziamento non tolto ma sospeso, con l'impegno appunto che già abbiamo preso di impegnare queste somme, che tra l'altro sono state già impegnate, perché dovevamo provvedere a fare Cura Abruzzo 1, Cura Abruzzo 2 per aziende, commercianti e famiglie in difficoltà. Abbiamo dato questi segnali, seppur logicamente le elargizioni dei fondi spesso hanno ritardato, ma voi capite che la struttura regionale è quella ordinaria rispetto a un'emergenza straordinaria. Però c'è una cosa in particolare che lei, se dovesse essere riconfermato, vorrà portare a termine? Allora, lei ha diversi ruoli e diversi incarichi molto molto pesanti, però c'è un particolare. Ma sicuramente continuare con l'avviso degli incentivi all'assunzione, che ad oggi ha avuto un grosso successo, perché sono pervenute oltre 1.000 richieste, quindi sono 1.000 aziende che hanno fatto richieste di assunzione e hanno assunto oltre 1.000 persone. Voglio continuare sicuramente a investire sul lavoro, perché la gente ha bisogno. Perché quando c'è un lavoro in una famiglia si sta più tranquilli, e quindi dare dignità a una persona, e poi continuare a investire, quindi mettere sempre più risorse a favore delle persone fragili, quindi a favore del sociale, quindi continuare a mettere in campo azione a favore delle persone più fragili e più deboli.
Io ringrazio l'assessore alla Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, candidato alle prossime elezioni regionali del 10 marzo tra le file della Lega, ovviamente in stretta sinergia con il presidente uscente ricandidato Marco Marsiglio. Io la ringrazio, sicuramente ci vedremo nei prossimi mesi pure per raccontare la vita politica che lei sta portando avanti e quello che succede nella nostra regione. Grazie, grazie a voi per l'invito. E adesso amici ci gustiamo una pillola del Bosco delle Meraviglie.